Ragazzi, questa sera 21:30 in live vi aspetto per dare l'ultimo estremo saluto alla Urbe Eterna. Andremo a vedere l'evoluzione dei nostri giocatori per l'ultima volta. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Shosha. Siamo tornati con un video sul calcio su TikTok. Ragazzi, io vi dico sempre, se non lasciate mi piace adesso, la vostra squadra non vincerà. Io credo che qualcuno del Milan, ma anche qualcuno della Juve e del Napoli, non stanno mettendo mi piace a questi video, perché ragazzi, ma chi lo deve vincere sto campionato? Ma che sta succedendo? Ma sembra vai tu, vado io, vado tu, vado io. Io vi ricordo che alla fine dell'anno andiamo a riprendere il mio pronostico. Allora, ce n'è una che non la sto proprio... sbagliata clamorosamente, però per il resto il signor Mike Shosha zitto zitto. Però ragazzi, non giocate con il fato, quindi lasciate un bel mi piace a questo video per portare bene alla vostra squadra come io porto bene a Ciro. Venerdì sono andato a cena con Ciro Immobile e tutto il team di Glitch, che saluto. Quanti gol ha fatto Ciro? 3. Ragazzi, ma quando uno porta bene, ma non solo. Oggi ragazzi andremo a vedere, perché mi sa che è successa una cosa incredibile e purtroppo io sono il responsabile. E poi ci andiamo a vedere TikTok sul calcio, sperando che vada tutto bene e di non dover buttare anche questo video. Quindi ragazzi, supportate alla grande, iscrivetevi al canale e iniziamo. Oltre ad iscrivervi al secondo canale che trovate qui in alto, in basso, insomma, lì troverete estratti della tribuna che c'è tutti i lunedì. Trovate anche altre cose che facciamo in live. Ma soprattutto iscrivetevi al mio Instagram, ragazzi. Chi non si... No, che Instagram? No, che dico? Stiamo su TikTok. Scusate, sono un po' rincoglionito. Vabbè, ecco il mio TikTok. Ormai, ragazzi, come potete vedere da mi piace e da tutte, sono diventato un TikToker. Ma soprattutto, ragazzi, sono un vero influencer TikToker, perché quello che andiamo a vedere noi in questi video poi, ragazzi, diventa virale. Cioè, noi abbiamo fatto diventare famosa statizia, guardate, perché ormai dopo il primo video mi ci taggate sempre. Guarda, 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 guarda. Basta ragazzi, statizia, guarda, guardala, è diventata famosissima grazie a me. Come, chi vince tra Fiorentina e Napoli? Fiorentina. Come Fiorentina? L'ha azzeccata una. Ce l'ha fatta. Però è fatto, sai qual è? E quindi questa è la fine di tutto, perché ormai ne ha azzeccata una. Secondo me lei ha scelto Fiorentina per sbagliarla, per continuare insomma il meme che le sbagliava tutte. E invece l'ha azzeccata. Perché porti male Lucrezia? Porti male Lucrezia. Non mi voglio dare la colpa, però prima di mostrarvela in quel famoso video su Italia-Macedonia faceva meno views dei Jumpitec. E adesso è diventata... Vedo palloni, ma non quelli che vorrei. Poi vediamo, ragazzi. Vabbè, mi conforta sta cosa. Ma noi andiamo su Scopra. Sì, su Scopra soprattutto. Guarda, guardalo quanto è contento Quadrato. Questo invece è Pinzoglio. Ma che è sta roba? Cioè, vedete, sta cosa, ragazzi, mi fa diventare pazzo. Questo è l'Instagram. Sì, ancora, sono rimasto all'Instagram. È il TikTok della Juventus. Quanto dura questa cosa? È tutta la canzone? Allora, io rimango un po' interdetto. Però, da una parte faccio un applauso alla Juventus. E comunque, quantomeno si sa scegliere bene i tizi che gli gestiscono TikTok. Cioè, questo è proprio un contenuto da TikTok. Vedete un po' la Juventus che fa, perché... Oh my god! Mamma mia, che fa? Oh my god! Ah, beh, il TikTok è della 10 che salva... Cioè, ragazzi, vabbè, sì, allora, il salvataggio è effettivamente un grande gesto tecnico, ma vogliamo parlare del portiere della Juventus? Ma il portiere della Juventus cosa fa? Ma lo sai che può usare le mani, mannaggia la miseria. Infatti vorrei, guarda, voglio vedere i commenti. Il portiere è uscita perfetta, se doveva prendere il giocatore invece che il pallone. Ma cos'è? Cosa sta guardando? What a goal, Carlos Perez. Carlos Perez. Effettivamente, ragazzi, ha fatto un euro gol il signor Perez. Questo è dalla vista della curva nord, credo. Comunque, guardate come posso dire questa cosa. E lo posso dire perché io sto stadio l'ho frequentato e lo frequento ancora. Cioè, raga, non si vede un cazzo. Questo è il video e vi sembra piccolo, ma va sicuro. Cioè, che andare a vedere una partita allo stadio olimpico, in curva soprattutto, non vedi niente, non si capisce nulla. Soprattutto quando attaccano dal lato opposto rispetto a dove stai. Anzi, questo qui sta pure piuttosto vicino, perché io con i miei amici, soprattutto quando eravamo poveri, ah no, vabbè. No. Purtroppo stavamo giù in curva. Perché in curva non è che se... Cioè, non so come funziona in altre parti. Però alla Lazio, cioè, se pure tu c'hai il biglietto assegnato fila F32, no, non puoi andare al posto tuo. E quindi se eri il ragazzetto te ne dovevi andare su. Porco, tu non vedi niente, ragazzi. Vedi i pallini tipo Football Manager. Vedi i pallini che si passano la palla. Sta cosa è assurda, perché lo stadio è così dagli anni 90. Cioè, noi stiamo là di vabbè, ma è il mondiale, ma non andiamo al mondiale, non batti a Macedonia. Vabbè, ho capito, ma il calcio italiano sta fermo ai mondiali del 90.
realtà. Oh no, ragazzi, la mamma è morta prima della partita. E lui segna. Succedono queste cose, sono cose un po' strane. La mistica del calcio. Mi ricordo pure un Lampard che segnò, però che gli era morta. Non ricordo se era lui la mamma o... Mi pare strano che... Cioè, già c'aveva la maglietta pronta, lo Spartak. Vabbè, magari non era proprio prima della partita. Però momenti veramente bruttissimi e tristissimi. Ci stanno queste cose, ragazzi. Intanto capita. Capita che proprio, che ne so, in occasione di ricorrenze, compleanni o cose così tragiche, riesci a tirare fuori qualcosa in più, no? Uno dice, ma sei sconvolto, non devi giocare, no? E forse sarebbe giusto così, non lo so. Anche per non pensarci, anche per distrarsi, ci sta. E... oh, è andata così. Molto bene, molto bene. Sono contento per loro. Quindi continuano a giocare in Russia. Maradona, nella sua ultima partita. Oddio, ci sta Mirli Carlucci, ci sta ovunque, ragazzi. Vabbè, guarda che squadra, aspetta. Di Natale e Totti in mezzo a Maradona. Sta cosa è già stranissima. Burdisso. Burdisso proprio pescato per strada. L'hanno fermato. Ci manca l'ultimo. Puoi venire, Burdisso, sì. Aldair, quello chi è? Mauri. Allora, ritratto quello che ho detto su Burdisso e lo applico a Mauri come Cafu. Il portiere non riesco a individuarlo. Ma dall'altra parte, ragazzi, Albano Bizzarri. Che voi direte, Bizzarri invece? Ragazzi, Bizzarri ha vinto una Champions League con Real Madrid. Quindi, muti. Quell'anno pensate che Bizzarri era il titolare del Real Madrid. Poi però, un certo Iker Casillas, l'hanno preso proprio dalla strada pure lui. Diciamo che ha iniziato a giocare, si è messo in mostra. E Albano Bizzarri, sapete dove è finito? Ah no, poi se n'è andato un po' in giro, certo, certo. Vabbè, vediamo un po', Maradona. Passo a quello non dei tempi migliori, Totti. Vabbè, portiere, però putta, Deo. Che di fa? Guardalo. Tanto in una partita così, ragazzi, non so se è proprio questa la partita, era un evento benefico, ci fu un siparietto un po' strano, cioè quello tra Maradona e Veron. Vediamo se lo riesco a trovare qui. No, vabbè, non lo trovo. Cercatelo. Ci sono Maradona e Veron che litigano in una partita. Non so se è proprio questa. Perché? Perché, ragazzi, in Argentina sono tutti un po' pazzi, soprattutto legati a calcio, federazioni e robe varie. Non so se sapete, cioè, i risultati sportivi dell'Argentina sono un po' altalenanti, derivano anche da questa disorganizzazione interna della federazione. Cioè, c'è molto viva il parroco, è una cosa un po' strana. Vabbè. Ehi, Neymarcito, gliela leva così. Che respect for Leo. Guarda qui il mitico Ronaldinho. Ce l'hanno fatto tutti tranne Leo. Guarda, un Black Mamba. Ci ha ripensato. Che vuol dire? Che respect for Leo? Perché non l'ha fatto. Guarda che, cioè, se si può fare è giusto farlo, no? Non è fallo, credo. Vabbè, Messi ci ha pensato. Oh, calcio prosecco. Questo è il calcio vero. Ai! 1v1. Questo, se lo sbagli sei un fallito. No, raga, non so perché, ma mi ha parlato Ambra di questo video proprio ieri. Ma non è che è delle parti mie? Mi sa, ragazzi, che questo è tipo delle parti mie. Cioè, sta roba è scandalo. Ma come fai a sbagliare così? Quello che sbrocca. Allora, non mi fa ridere che ha bestemmiato, però effettivamente, cioè, gli ha rubato il contropiede dall'altra parte della porta. L'altra squadra non c'è. Non puoi sbagliarla. Non puoi dire che cazzo hai fatto. Tiran porta. Ma perché non ha giocato lui? Vai. Gliela dà. Ma poi Luco che fa? L'esternino. Il discorso di Inzaghi prima della partita con l'Ellas. Sì, con la testa, Giochiamo quando possiamo, ragazzi. Spazio, il nostro obiettivo è quando ci vengono a pressare, liberarne uno in conduzione, quando è il momento. Stefan, Dimas, Inan, bisogna entrare. Chi è Dimas? Attaccanti. Ucciderete tutto. L'arbitro, ragazzi, non fermiamoci a protestare, perché lascia andare. Ammonizioni del cazzo non le permetto a nessuno. Ammonizioni del cazzo non le permetto a nessuno. Anche perché, ragazzi, il dogma di Mister Inzaghi è ammonito, cambio. Almeno non lo so se è cambiato all'Inter. Alla Lazio era così. Ammonito, cambio. 10 minuti. Ammonito, cambio. È così. Ammonizioni perché fermiamo il contropiede. Ci riproviamo. Scegliamo la carriera. Allora, club iniziale. In basso a sinistra. Watford. Me poteva andare peggio, eh. Gol. Andiamo avanti. Assist. In alto a destra. 250 assist. Madonna, è che sono una macchinetta. Club leggenda. C'è quel pallone in basso a destra che è troppo grosso. Barcellona. Palloni d'oro 0, dai, in alto a destra. Oh, 5 palloni d'oro, che è tipo impossibile. Sono tornato, ragazzi, nella speranza che nessuno interrompa questa registrazione, che non dovrebbe bestemmiare di nuovo. Oh, vogliamo a Bodo. Da Burdisso a cercare di fermarlo, il cross. Burdisso. Vedi che autogol Goicoechea. Allora, qua, ragazzi, non so. Vabbè, sì, un po' di responsabilità Rui Patricio ce l'ha. Però, diciamo che se te la deviano, cioè, gliel'hanno deviata proprio all'ultimo. Potevi fare un po' di più, un po' di reattività su quelle gambe. Amici dei romanisti, non vi preoccupate, perché tanto passate sicuro. A Roma, io mi aspetto che ci sarà lo stadio pieno e tutto quello che ne consegue. Cioè, insomma, la Roma è più forte del Bodo. Poi, in 3 partite non hanno mai battuto il Bodo. Però, basta la prossima. Basta una partita.
partita, basta che vinci quella decisiva. È un po' il bello del calcio, anche se la dice un po' lunga sul valore di sta competizione. Ora, so che mi direte, perché tu non ci stai, c'è paura che la Roma vince. Ovvio, però è una competizione ridicola, siamo tutti d'accordo. Cioè, nel senso, sempre bello vincere e soprattutto vincere in Europa, considerando quello che fanno le italiane in Europa. Insomma, sarebbe già una cosa strana. Però, oggettivamente, ragazzi, è una cosa veramente vergognosa. Anche perché se vedete poi tutte le squadre che sono rimaste in conference, penso solo la Roma e il Bodo sono squadre originarie della conference. Le altre sono scese dall'Europa League. Un minimo decenti, però. Cioè, se vogliamo far passare il Marsiglia come decente, fate voi. Cioè, ci ha giocato la Lazio quest'anno e... No, raga, è una squadra... Cioè, nel senso, la Roma è la squadra più forte in questo momento. Però, detto questo, rimane ridicolo, ma se la vince la Roma, rosico. Nel senso, poi la voglio vincere anch'io. Poi, la Lazio non la vincerà mai, era per dire. Sai che all'Olimpico c'è un ingresso diretto al campo? Devi essere, però, penso, qualcuno che c'ha il pass. Ah, in ogni... Ah, sì, sì, ci sono stato, ragazzi, ci sono stato. Mi sa, due volte. Una volta... Sì. Una volta con la Roma, quando, vi ricordate, abbiamo fatto la crossbar challenge all'Olimpico. E l'altra volta, ultimamente, quando ho incontrato Ciro, lo ricordate, in occasione di Lazio-Inter. E non solo, quando siamo andati a vedere quella partita. Però era prima del Covid, l'ultima partita prima del Covid. Però, ragazzi, vi posso dire una cosa. Cioè, voi vedete, vi sembra bellissimo, ma se andate in qualsiasi altro stadio al mondo, ci arrivate molto, molto prima. Cioè, per esempio, una cosa che mi ha stupito dell'Allianz, dello Juventus Stadium, è che passando da dove passano i bus delle squadre, cioè tu praticamente entri dentro lo... Sei dentro il campo, parcheggia il bus, tu scendi, fai cinque passi, sei dentro lo spogliatoio. E dallo spogliatoio al campo, ragazzi, cioè gli spogliatoi stanno dentro il campo, è un qualcosa di incredibile questo. Stessa cosa al Velodrome di Marsiglia. Tu entri sotto, è vero, fai qualche passetto in più, però comunque stai dentro il campo. E il Velodrome è veramente gigante. Poi, ragazzi, sarà che io, come detto, vengo dallo Stadio Olimpico e tutte le strutture un pelo più moderne mi sembrano cose incredibili. Però lo stadio che mi ha stupito di più da sto punto di vista, cioè che veramente tu timbri il biglietto, entri, stai già in campo, il Wanda Metropolitano di Madrid. Sono tre passi da quando tu passi il tornello a che vai in tribuna. Assurdo, assurdo. Ma veramente assurdo. Allora, ragazzi, so che vi piace questa cosa che fa Caressa, la sfida tra i giocatori. E voi vi state chiedendo perché non è mai uscito sfide. Perché era questo, ragazzi, era questo. Cioè, esattamente con questo format e questa struttura. Però, raga, ho aspettato troppo. Vedete, stupido Mike. Sì, è stupido. Però, a mio discapito, va detto questo, ragazzi. Questo format qua, cioè con tiro, passaggio, era un vecchio format che faceva controcampo. Una vita fa. E facevano le sfide tra i giocatori. Ora, vabbè, ragazzi, è chiaro che non lo... Cioè, ho aspettato troppo. Cioè, se lo facessi adesso, tutti a dirmi, copicaressa, quando... Semmai... vabbè. È andata così, ragazzi, è andata così. Comunque, ecco, l'unica cosa che possiamo dire è... Cioè, mi dico da solo che sarebbe stata una cosa vincente se guardo i numeri, perché non tanto il contenuto, perché il contenuto, ragazzi, tanto ognuno dice cazzate sue, no? Perché abbiamo capito. Però crea discussione. Guarda Bobo Vieri, me lo ricordo sto gol. Bobo Vieri, dopo 18 mesi, si era scocciato tutto al Milan, no? Era andato al Milan, si era rotto il ginocchio. Penso che aveva accettato di andare all'Atalanta proprio così, ragazzi. O era andato prima alla Fiorentina, o dopo l'Atalanta andò alla Fiorentina, non mi ricordo. E fece sto gol clamoroso. Bobo Vieri, che giocatore. Come i ragazzi di oggi conoscono Jumpitech? Come lo conoscono? Come lo conosco io? Madonna, guarda quanto era diverso! OMG! Stop di go... Ah, penso quanto si è fatto male quel giorno, ragazzi, che noi andavamo a giocare... Guarda la Stormy con i capelli. Noi giocavamo con dei palloni veramente tostissimi. Erano duri come selci. Se vi state chiedendo, Mike, ma torneranno mai i video con la crew al campetto? No. Guardate il gol che è stato annullato a Sterling durante City-Liverpool, perché questa è la cosa che più mi ha stupito di questa partita. Infatti è stato annullato per fuori gioco, ma attenzione, Sterling è questo, non quello là. Quindi vabbè, sta fuori gioco, guarda. Molto dubbia. Ma la cosa che più mi ha stupito è che non c'è stata nessuna protesta da nessun giocatore. Cioè, c'è sta il VAR, se è fuori gioco, insomma. Dimostra una cosa sola che, secondo me, hai fatto una giusta osservazione. Ditemi voi che ne pensate. Cioè, io non capisco, ragazzi, come ancora oggi ci sono i giocatori che protestano con la decisione del VAR. Vabbè, è vero che poi in Italia il VAR è proprio una cosa ridicola. L'altro giorno mi sono visto uno spezzone di Roma Salernitana. Cioè, ma quell'arbitro proprio in confusione totale. È vero che falli invertiti, non gli dà il rigore che c'era, gliene dà uno che non c'era, che era fuori area, ma poi lo chiamano al VAR, non ce va. Che cazzo di... Ma ragazzi, ma mettete... Cioè, non lo so. Ma gli arbitri in Italia fanno veramente pena. Da una parte. Ok. Dall'altra, scusate, ma se c'è sta uno che vede che è fuori gioco, no? E glielo dice il VAR, è chiaramente un errore dell'arbitro che viene richiamato. Hanno detto è fuori gioco, basta.
basta. Poi se valutiamo ovviamente l'importanza del match, Manchester City contro Liverpool, si stanno giocando il campionato, è chiaro che la situazione scotta. Però se vi ricordate, qualche anno fa, proprio City-Liverpool, la lotta per la Premier si è decisa per millimetri. Vi ricordate, il pallone aveva attraversato praticamente tutta la linea, c'era proprio una cacchellina che toccava la linea, no gol. Con quel no gol del Liverpool, City ha vinto il campionato. Poi l'anno successivo il Liverpool ha stravinto. Però rimane il fatto, ragazzi, che per quel veramente caccolino il City è campione d'Inghilterra a discapito del Liverpool. Ora, questa è la vera domanda: che sarebbe successo se la stessa cosa fosse accaduta in Italia? La guerra, la guerra. Questo perché? Perché, ragazzi, siamo dei babbi di minchia. Cioè, solo questo. Ci sono io, momenti prima del disastro. Perché? Vabbè, ma me la passavano male. Ma cosa vuol dire? Mazza, ragazzi, qua già ero fuori forma, eh. Beh, che dai, vabbè, andava bene, su. Me l'hanno passata male, me l'hanno passata male. Il magico stop di Moise Kean. Madonna, stop a inseguire. Questo è il famoso stop a inseguire. Vai, Manuel. No. Che cacchiata, raga. Però vedete. Oh, io, ragazzi, sentite. Io, ragazzi, no, non la posso capire sta cosa. Che la Lazio è l'unica squadra in Serie A che non c'ha l'account di TikTok. Comunque, Lazzari, secondo me, top giocatore più sottovalutato della Serie A. Vabbè, il piedino è quello che è. Però ammazza quanto corre, raga. Un treno, un trattore. Vai, Junior Traoré. Vediamo un po'. Ammazza quanto corre. Raga, ma che è successo all'Atalanta? Junior Traoré, stoppa. Arresto. Boom. Oddio. Ha rischiata, ha tirato un po' scordinato. Ah, Torreira se leva il dente. Ah. Vabbè, che gli frega, raga. Questo domani va dal dentista se li rifà tutti. Però che giocatore vero, ragazzi, la garra charrua. Così. Guarda, guarda, ragazzi. Guardate chi ce l'ha fatta. Ah, vabbè, sono tutti brasiliani. Vabbè, un meme, ragazzi, un meme. Però questi prima di andare a Stamford Bridge. Ah, però aspetta, aspetta. Questo è praticamente l'allenamento che fanno le squadre praticamente il giorno prima della partita. Si stanno divertendo i brasiliani a Madrid quest'anno, soprattutto Vinicius. E si è paccaraio. Finalmente, ragazzi, nuovi video per noi. Stick, stuck, stack, stuck, stick. No, no, questi sono vecchi, raga. Questi sono vecchi. No, no, qua era ancora. No, tre giorni fa. No, ma vedi, vedi, ragazzi, vedi. Ormai è fatta. Col destro, addirittura. Col destro, Marcelo. Ma ormai gioca ancora Marcelo, raga. S'allena. Credo che gli preferiscano qualcun altro ormai. Oh, mazza, come l'ha messa giù? Oh. No, vabbè. A caraga non vuol dire pelato. Oh, comunque, raga, cioè, posso dirvi una cosa? Va bel piedino de Seba, guarda che la mette giù pure qui. Ma vogliamo parlare di quello che gli fa gli assist? Che gliela mette? Cioè, oh, guarda che c'è il piedino, eh. Cansato, ma chi è sta gente, ragazzi? Cioè, questo c'ha pure i capelli come lui. Ma no. Oh, però ha fatto 400.000. Infatti, la mia paura, ragazzi, qual era? Era che dopo il successo di Euseba, poi tanta gente iniziasse a fare gli stessi video. Ma questo mi sa che siamo pure quasi come lui. Però ce n'è solo uno, dai. Manca a far così. No, signora, no. No, signora. Capite, ragazzi? Capite? No. Euseba, caraio. Avrei da luva di predeiro. É a melhor do Brasil. Graças a Deus. Pai, filho, Spirito Santo. Amém. Tá bem, tá bem. Ma voi pensate ai nipoti che l'hanno costretta a far sta. Ah no, ma questo è proprio il profilo suo. 2,2 milioni. 19 milioni. Che matta, oh. Ma che cos'è? Cosa sto guardando? Ma non c'entra niente con il calcio questo. Allora, questi, ragazzi, sono tutti i colpi nel calcio inventati dai giocatori. Rabona di Maria. Oh mamma, mi sa che mi ricordo questo momento. Guarda che golasso che fece col Benfica. Ma non solo, ragazzi, era la mossa caratteristica di Di Maria. Però non l'ha inventata lui, la rabona. Mamma mia, però lui la usava un sacco. Va, va. Stiuk. Madonna, che golasso qui. Col petto. Bam. Ci pensa. Vabbè, è pur vero che a Parigi fa un po' come te pare, però che giocatore. Ragazzi, guardate un po' il grande Atletico Madrid come gioca a calcio. Cioè, tutti, tutti, guarda, tutti, tutti i giocatori in area di rigore. Ma come si fa? Cioè, o meglio, io lo posso pure capire. Nel momento in cui ti stai a giocare una partita importantissima e comunque sei in casa del City, magari cerchi di portartela a casa finché poi al ritorno, insomma, te la giochi là. Ma il problema è che manca al ritorno questi se la giocano. Poi da un'altra parte, ragazzi, comunque, che gli vuoi dire a Simeone? Simeone con la dedica, come dite, che i soldi ce l'ha, eh. Attenzione, ragazzi, perché João Felix, ma prima Falcao, Griezmann e tanti altri giocatori
giocatori se li ha portati a casa perché il soldo ce l'ha. Però ragazzi, ha vinto qualcosina, quindi onore a lui. Guardate Pedri, che giocatore ragazzi, eh. Pedri, se pensate, questo è giovanissimo e non mi sembra neanche uno che c'ha la testa Messi. Vabbè, mo aspettate signori miei, aspettiamo. Che succede? Casemiro, che gli vuole andare a menare. Ah, questo ragazzi è un gol assurdo di Payet. Questo è sicuramente il Puskas Award di quest'anno, assolutamente. Poi è un genio prestato al calcio, ma completamente folle. Infatti si gioca a Marsiglia. Capitano di quale squadra? Del Marsiglia. Gli manca questa, gli manca questa. Neymar. Boom! Ma questo è Diaz, che c'entra Neymar? Ragazzi, chiudiamo con un King che non voleva far entrare Benzema allo stadio. Forse era meglio che non fosse entrato, ragazzi. Vedete, quello è uno steward del Chelsea che non vuole far entrare Benzema perché non ha il pass. Considerando come è finita la partita, forse era meglio fosse rimasto fuori. Purtroppo entrerà e farà addirittura due gol. Ragazzi, questi erano alcuni TikTok sul calcio. Voi però continuate a taggarmi in altri TikTok che vi piacciono, che comunque sono relativi al calcio, in modo tale che nei prossimi video, nelle prossime puntate, comunque una settimana credo che uscirà, verrete inseriti nel video, insomma quelli più speziati, quelli più interessanti verranno messi. Fatemi sapere. Un saluto a tutti, amici, alla prossima, ciao ragazzi, ciao.